È un titolo semplificativo di quello che intendiamo costruire con questo congresso, una serie di proposte, di impegni, di orientamenti che ci portino a dare maggiore forza alla nostra Costituzione ed anche ad applicarla per quelle parti che non sono state applicate. Va dove ti porta la Costituzione, questo è il titolo del 17° congresso provinciale dell'ANPI Macerata, un momento storico decisivo dove valori come unità, rinascita e antifascismo devono e vogliono essere prioritari. Antifascismo è unità delle forze politiche, sociali, culturali e partitiche che hanno costruito l'Italia. L'antifascismo è la base su cui si è costruita la democrazia nel nostro paese. Noi riteniamo che in una situazione come quella che scaturisce dal post-Covid, speriamo presto post-Covid, sia necessario che i valori dell'antifascismo e quindi dell'unità e quindi della solidarietà siano elementi portanti della rinascita. Rinascita che ha assunto un valore calzante proprio nella giornata del congresso che si è celebrato a Camerino e che ha visto prima dell'inizio dei lavori all'Auditorium Benedetto XIII una passeggiata in centro storico. La sensazione è che fuori da queste mura, o perlomeno fuori dalla città di Camerino, nessuno si rende conto fino in fondo di come effettivamente stanno le cose. E con un contatto diretto, sarà una cosa veloce, però facendo un giro qui nel centro storico ci si rende conto di qual è effettivamente la situazione. C'è sofferenza. La nostra iniziativa svolgerlo a Camerino è una ragione di solidarietà, di sostegno alle necessità, ai problemi delle popolazioni locali. Particolarmente emozionati e soddisfatti della presenza dell'ANPI, due degli attori principali del territorio, università e amministrazione comunale, il rettore Pettinari rimarca una delle frasi simbolo della memoria, capire da dove si viene per vedere dove andare. Noi oggi non siamo niente, non saremmo nulla se non tenessimo conto di ciò che c'è stato precedentemente. Tutto quello che siamo in grado di costruire è perché qualcun altro prima ha costruito. E chi verrà dopo sfrutterà le nostre conoscenze, la nostra precedente capacità di costruire. Allora questo è il grande significato della memoria. Far sì che la gente che vive in questo periodo si renda conto come siamo arrivati qua, faccia tesoro di queste informazioni, le trasferisca a chi viene dopo, che sicuramente farà progredire la nostra comunità. Il primo cittadino Sandro Sborgia invece ricorda a tutti i valori di chi ha lottato per la Costituzione. Non dobbiamo mai dimenticare quel sacrificio, anzi dobbiamo essere, secondo me, degni di quel sacrificio, di quella generosità che loro ci hanno lasciato per oggi, per consentire a noi oggi di essere qui e di poter condividere, di poter anche parlare, di poter respirare questo profumo di libertà che ogni tanto dimentichiamo che è stato pagato a caro prezzo. Sarebbe il caso che forse noi ce lo ricordassimo un po' di più. Quindi bene che l'ANPI oggi sia venuta qui a Camerino. Il congresso di Camerino si è concluso con l'approvazione all'unanimità di un documento che sarà inviato al Nazionale e con l'elezione di 41 nuovi rappresentanti che nelle prossime settimane eleggeranno il nuovo presidente provinciale, 3 anche i delegati che parteciperanno al congresso nazionale di marzo, Lanfranco Minnozzi, Lucrezia Boari e Lorenzo Marconi, che chiude con un pensiero rivolto alle giovani generazioni. Stanno vivendo un momento di particolare difficoltà in un contesto di difficoltà, per cui sarà necessario un'attenzione e dare spazio ai giovani perché ce l'hanno bisogno e sono anche disponibili a spendersi, perché questo è quello che abbiamo constatato in questo periodo. Abbiamo iniziato parlando di Costituzione e chiudiamo con il suo vero garante, il Presidente della Repubblica, che verrà eletto nei prossimi giorni. La posizione dell'ANPI ci viene illustrata da Vincenzo Calò della Segreteria Nazionale. Deve essere una figura al di sopra delle parti che però abbia ben chiaro che la Costituzione, permettetemi la sottolineatura, non è afascista ma è antifascista. Vuol dire che tutto quello che è
sul fronte del revisionismo, del recupero di quel sistema di valori che abbiamo capito anche in questi giorni, purtroppo l'assalto alla CGIL nell'esempio e l'assunzione di responsabilità della magistratura, quindi non sono astrazioni, non è storia del passato, è storia dell'oggi. E più che mai oggi il Presidente della Repubblica deve incarnare questa figura, garante della Costituzione, ma soprattutto garantire che l'antifascismo sia la parola d'ordine nel vivere comune di oggi.